Vuoi diventare anche tu un guru ma non sai come fare? Bene, seguimi in questo video e ti spiegherò come sia possibile influenzare masse di persone al proprio volere. Il termine guru deriva dal sanscrito, che significa appunto maestro o precettore spirituale. Quindi possiamo dire che un guru è una persona di riferimento che ti insegna a fare qualcosa o ti insegna a capire qualcosa. Le persone hanno sempre avuto bisogno di persone di riferimento, di persone di cui fidarsi, di persone in cui credere. Questo perché siamo l'unica specie sulla Terra che si è cominciata a porre delle domande e ha cominciato a pretendere delle risposte. Avere un riferimento ci fa sentire più sicuri, più forti, ci dà uno scopo per cui vivere. Ed è con queste caratteristiche che ci siamo evoluti e che siamo sopravvissuti. L'uomo si è fatto sempre domande ed ha preteso risposte. Prova a immaginare l'uomo di fronte agli eventi naturali. Probabilmente prima di essere più consapevole era soltanto paura, quindi spirito di sopravvivenza che diceva c'è un terremoto, c'è un uragano, c'è un temporale, mettiti al sicuro. Ma più avanti, acquisendo consapevolezza, ha cominciato a farsi delle domande, ovvero perché sta accadendo questo? Perché quella terra brucia? Perché c'è il terremoto? È proprio da quando abbiamo cominciato ad acquisire consapevolezza e abbiamo cominciato a comunicare che abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a capire come stanno le cose, che ci aiutino a capire perché sta accadendo qualcosa, persone che diano delle risposte alle nostre domande. Perché si nasce? Perché si muore? Perché non posso mangiare quel frutto? Perché non posso andare in quella direzione? Perché Carlo Conti è così abbronzato? L'evoluzione umana si basa sulle risposte a determinate domande. La mente ha bisogno di risposte e in una comunità, più risposte sai dare e più sei importante, più il tuo status sociale è considerato alto. Immaginati nell'evoluzione umana quanto sia stato importante insegnare agli altri di non mangiare una determinata cosa, di non andare vicino al burrone che si poteva cadere. Insomma, questo ha fatto veramente la differenza. La conoscenza è sinonimo di sopravvivenza. Ci siamo evoluti perché ci sono state delle persone di riferimento che ci hanno indicato la strada. Ci sono state persone che hanno aiutato gli altri a non commettere errori mortali. Prova a immaginare le tribù di nomadi che si spostavano per la caccia o per la stagione. Non è che ci fosse un calendario da seguire, però c'era qualcuno che sapeva il momento esatto in cui bisognava spostarsi da un determinato luogo e sapeva esattamente in che direzione andare. Ogni singolo errore poteva costare la vita di tutta quanta la comunità. Ecco perché è stato così importante avere queste persone di riferimento. Siccome siamo quasi tutti in grado di intendere e di volere, perché abbiamo bisogno del guru della guida? Perché non approfondiamo noi stessi? Ecco, la psicologia comportamentale ci viene incontro insegnandoci che la mente è pigra. Come ti spiegavo nel video precedente dove ti parlavo di stimoli e risposte, molto spesso il cervello prende delle scorciatoie veloci, meccaniche e semplicistiche. La pigrizia è un fattore fondamentale della nostra evoluzione perché a volte risparmiare energia voleva significare sopravvivere. Prova ad immaginare un cacciatore intento a prendere una preda. L'opzione 1 potrebbe essere quella di corrergli dietro finché non la acchiappa con le mani. L'opzione 2 invece è quella di creare un'esca per attrarre la preda. Ovviamente l'opzione 2 è quella con il minore dispendio di energie. L'essere umano ha imparato a risparmiare energie ed è diventato sempre più pigro. La mente è pigra. E quindi molto spesso invece di approfondire un qualcosa, approfondire un argomento, è molto più facile che ci sia qualcuno che ci dia già la soluzione fatta, che ci dia già il consiglio, che ci dica come fare. Non serve approfondire quando una persona ci può guidare. Questo vorrebbe dire forse che tutte le persone di riferimento siano persone buone che hanno come unico scopo quello di aiutare gli altri. Ovviamente non è così. Quando si tratta di comportamento umano abbiamo sempre due lati della medaglia. Da una parte ci sarà qualcuno che utilizza questa comunicazione a fine di bene e dall'altra parte della medaglia ci sarà sicuramente qualcuno che lo utilizza per secondi fini non proprio bellissimi. Come in tutte le cose, sono le persone che esercitano la loro autorità a fare la differenza. Ascolta questa storia. Nel 1961 lo psicologo statunitense Stanley Milgram ha condotto un esperimento proprio 3 mesi dopo l'inizio del processo a Eichmann, Adolf Eichmann, il criminale di guerra nazista. Lo scopo dell'esperimento era dare una risposta alla domanda: ma com'è possibile che i complici di Eichmann siano stati consapevoli di fare il disastro che è successo nell'Olocausto, di andare contro un principio morale come quello di uccidere e torturare tutte quelle persone? L'esperimento era molto semplice: sono stati invitati dei soggetti ignari
a partecipare a un esperimento di memoria. Nella stanza c'erano soltanto tre persone, due attori consapevoli e un soggetto ignaro, che era appunto il soggetto di studio dell'esperimento. L'ignaro era seduto con una pulsantiera di fronte. Di fronte a lui, invece, c'era un attore che faceva la vittima e quest'attore aveva degli elettrodi ai polsi. Di fianco all'ignaro c'era uno sperimentatore messo in piedi. Lo scopo dell'esperimento era quello di dimostrare quanto gli ordini e l'autorità data dallo sperimentatore potessero influire le scelte della persona soggetta dello studio. L'esperimento si svolgeva in questo modo. La vittima, quella con gli elettrodi ai polsi, doveva rispondere a delle domande sulla memoria. Ogni errore l'ignaro dava una scossa sul suggerimento dello sperimentatore. Più si andava avanti con l'esperimento, quindi più la vittima sbagliava, ovviamente stava simulando, più il grado della scossa diventava alto. Nella pulsantiera che aveva di fronte l'ignaro c'era scritto da scossa molto lieve a scossa molto forte, molto pericolosa. Più si andava avanti con l'esperimento, più la vittima urlava, che ovviamente riceveva una scossa molto lieve solo per rendere più reale l'esperimento. Lo sperimentatore invece esortava l'ignaro di aumentare sempre la potenza della scossa, dicendogli delle parole del tipo: l'esperimento vuole che lei vada avanti, è necessario che lei lo faccia, schiacci quel bottone, metta una scossa più forte. La cosa interessante è che, nonostante il fatto che le persone, gli ignari, i soggetti dell'esperimento si lamentassero, comunque portavano la persona a svenire. Ovviamente era tutto simulato, però non si rendevano conto che stavano andando contro i loro principi morali, i loro principi etici. In questo esperimento è stato dimostrato come un'autorità ritenuta legittima possa portare dei soggetti ad uno stato eteronomo, ovvero in una condizione mentale in cui diventano solo dei meri esecutori di ordini, esternalizzando, estraniandosi completamente dai loro principi etici e morali. Un altro esperimento molto interessante è quello che ha condotto il mentalista Dan Brown nel suo show televisivo The Push. In sostanza ha condizionato delle persone a commettere un omicidio. Ovviamente anche qua si trattava tutta di una simulazione dove c'erano ovviamente dei soggetti ignari. Ed ha usato le stesse leve, ovvero ha cominciato a impartire degli ordini, partendo da piccoli ordini, esercitando una sua autorità legittima, fino a fargli commettere addirittura un omicidio che, oltre ad andare contro qualsiasi principio etico-morale, va anche contro la legge. È molto interessante, vai a guardartelo su Netflix. Ovviamente non tutte le persone sono condizionabili a commettere un omicidio, questo è chiaro, però questo ti fa capire come funziona la mente quando si tratta di compiere delle scelte. E i professionisti del marketing sanno benissimo come utilizzare queste leve quando devono fare una campagna pubblicitaria, sfruttando appunto l'autorità. Ti faccio un esempio per farti capire meglio. Prova a immaginare una pubblicità di un dentifricio. In questa pubblicità viene raffigurato una persona con un dentifricio in mano. Se questa persona la immagini come una persona brutta, sporca e senza denti, chiaramente la prima cosa che ti viene da pensare è che questo dentifricio non sia funzionale, non sia efficace, anzi potrebbe essere addirittura dannoso per i tuoi denti. Ma se invece a consigliarti questo dentifricio ci trovi un dentista con un sorriso 60 denti color ceramica di water, chiaramente l'associazione che farai è dire: ok, se lo dice lui, che è la persona più autorevole in fattore di denti, beh, vuol dire che è vero, quindi devo fidarmi di questo suggerimento e compro questo dentifricio. Ovviamente questo non è vero, cioè non ti sto dicendo di non ascoltare i medici, anzi ascoltate i medici, non fate di testa vostra, non andate dal dottor Google. Ti sto dicendo che in una pubblicità quello che tu vedi potrebbe essere un attore. Non è detto che il principio di autorità sia sempre e comunque vero, ma la tua mente, i professionisti del marketing lo sanno, prende scorciatoie, quindi vede un dentista, ok, è vero, ok, questo prodotto è buono, funziona, è efficace. Ti basti pensare che fino a qualche decennio fa le aziende produttrici di tabacco usavano come testimonial autorevole dei medici per far capire che le sigarette non facessero male. Capirai che, e sappiamo benissimo che non è così. Ed è su queste leve, su queste pigrizie, che trovano terreno fertile i vari guru che trovi in giro per il mondo. Solitamente prendono un desiderio di mercato, se ne fanno portavoce, diventando riferimento di persone che, come abbiamo detto, hanno sempre bisogno di seguire qualcuno. Ma attenzione, seguimi molto bene. Avere autorità significa avere una grande responsabilità nei confronti delle persone che ti seguono. Come abbiamo detto, la medaglia ha sempre due facce ed è molto
molto facile che seguendo qualcuno si incappi in qualche persona che si approfitta della propria autorità per manipolare le persone al proprio volere, utilizzando appunto una manipolazione affettiva, ovvero giocando sulle emozioni, sui sentimenti, per far compiere alle persone cose che magari non vorrebbero compiere. Li chiameremo appunto i guru manipolatori. Il guru manipolatore è colui che spesso ha queste caratteristiche. Ha una cerchia, un gruppo, una community, una nicchia di persone che lo seguono per un desiderio di mercato, che può essere il voler diventare ricchi, il voler diventare più saggi, più consapevoli, oppure il voler diventare più forti, eccetera, eccetera. Insomma, ce ne sono molti. Fa credere a tutti che lui sa qualcosa che gli altri non sanno, e non la sanno perché non sono ancora pronti per saperla, non ne sopporterebbero il peso. Vedi quindi i vari segreti della felicità, il segreto della ricchezza, la tecnica segreta, il colpo segreto nelle arti marziali, eccetera, eccetera. Si mostra come una persona completamente devota agli altri e immersa nella sua causa. È una persona molto spesso bipolare, quindi a volte tratta molto bene una persona facendogli credere quanto sia indispensabile e unica, talvolta la tratta malissimo facendogli credere di essere inutile. È una persona che tratta molto bene le persone che si stanno avvicinando a lui, quindi per invitarle a avvicinarsi ancora, ma tratta male le persone più vicine. Un esempio classico è quello di Mussolini, che trattava malissimo i suoi bracci destri proprio per far vedere quanto lui fosse più importante di loro. Sono persone che hanno bisogno di controllo su qualsiasi cosa. Quindi dal momento che fai parte della loro cerchia, loro vogliono controllare e sapere tutto. E molto spesso invita i suoi adepti a non fidarsi di quelli che sono i consigli di amici, parenti, eccetera, eccetera, perché loro non sono immersi nella causa e non potrebbero capire. La cosa incredibile è che molto spesso il manipolatore non sa di esserlo, e dall'altra parte le persone manipolate sono in uno stato eteronomo, quindi non sanno quello che stanno facendo, proprio come nell'esperimento di Milgram. Anche oggi abbiamo visto come la comunicazione può essere usata a fin di bene per aiutare gli altri a fare scelte corrette, oppure per secondi fini. Tra una guida, una persona che aiuta realmente le persone e un guru manipolatore, veramente la linea è molto sottile. Ora, che tu voglia diventare o no un guru, questo non importa. L'importante è che se ti è piaciuto questo video e l'hai trovato interessante, mi lasci un bel feedback qua sotto. Dal marketer più scorretto della rete è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, monetizza!